Ciao a tutti ragazzi, qui è Giù360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con il quarto episodio con il Road to Champions. Oggi a grande richiesta siamo qui con il Milan. Qui nello schermo come sempre vedete la classifica aggiornata. Al momento comanda con 4 anni l'Inter, a seguire Roma e Napoli a pari merito a quota 6. Prima di iniziare però signori io vi chiedo una cosa, un bel mi piace. Questo video richiede ore di registrazione, ore di editing, ore di studio, di analisi, ore di concentrazione da parte mia e da parte vostra. Quindi mi raccomando, un bel mi piace. Cerchiamo di arrivare a quota 10.000. Dobbiamo farcela. Siamo con il Milan, via la classifica e iniziamo questo video. Sarà lunga, raga, sarà lunga, sarà difficile. Le classiche tre regole: non possiamo cambiare modulo, dobbiamo tenere un giocatore per sempre, almeno uno del Milan per tutta quanta la carriera, e tre, il giovane della primavera. E partiamo subito dal giovane della primavera, perché abbiamo Daniele Silvestri, centrocampista centrale, ok, con occhio 56 di overall, ma secondo me lui può fare anche un ruolo diverso da quello che appunto occupa ora, perché lui ha poca difesa, quindi non può fare il centrocampista e neanche il CDC. Ha molta velocità, deve fare l'esterno oppure il COC. Dopo ore e ore di riflessione io opterei per l'esterno destro. Ci mette 2 settimane, vediamo quello che riesce a fare. Abbiamo tempo per valutarlo e per provarlo in diverse posizioni. Tanto ci mette 2 settimane, sia per diventare COC sia per diventare esterno sinistro. Per quanto riguarda il budget, purtroppo non abbiamo un budget grandissimo. Siamo intorno ai 45 milioni se lo aggiusto in modo appunto esiguo, non so cosa sto dicendo. Però si è messi male, ragazzi, si è messi veramente male. Quindi, seconda mossa, andiamo a vendere tutti i giocatori che sono di troppo. Una volta aver accumulato tutti i soldi, iniziamo a fare il calciomercato. Quindi mi metto qui, vendo tutti, ci vediamo tra pochi istanti. Analizzando la rosa, signori, abbiamo notato che ci sono tanti giocatori che sono in prestito al Milan, ma che possiamo riscattare. Quello che mi interessa di più, tra tutti quelli in prestito, è Tomori, che ovviamente non è nostro, ha 76 di overall, ha 22 anni. Io direi di andare subito a contattare il Chelsea per portarcelo a casa. Visto che cresce, ha un potenziale della Madonna, puntiamo su di lui. 15 milioni di valore, ok, ma se riuscissi a mettere qualche giocatore per far calare un po' il prezzo, perché abbiamo tanti giocatori, però boh, non lo so. Vabbè, paghiamolo, 15 milioni secchi. Il Chelsea dice sì, potevo prenderlo pure di meno forse, non lo so. Fatto sta che l'abbiamo preso, andiamo subito a fare il contrattino. Nel frattempo il nostro Daniel Silvestri è ufficialmente diventato un esterno destro. Ok, sono molto molto contento di questo. Ancora margini di crescita molto importanti. Infatti lo alleniamo sulla velocità, sui passaggi e sul dribbling. Vediamo signori cosa riusciamo a fare. Vi ricordo che siamo costretti a giocare con lui. Per quanto riguarda la formazione signori, c'è un colpo di scena, perché sono tutti forti e sono tutti giovani. Sto trasformando Leao esterno sinistro, che cresce, che si cresce, Tonali cresce, Silvestri non lo posso togliere, Romagnoli cresce, Hernandez cresce, Tomori cresce, Calabria cresce, Donnarumma cresce. Chi devo cambiare? Brahim Diaz è in prestito, non lo voglio riscattare. 134 milioni per il COC. Foden è andato al PSG, potremmo anche prenderlo lo stesso, ma preferisco andare su Havertz, giocatore disumano del Chelsea. Partiamo con 80 milioni secchi. Vediamo un po' cosa ci dice il Chelsea. Loro dicono 141 zeppole di San Giuseppe. Porca vacca, raga, lo stiamo strapagando, 120 milioni più clausola del 25%. Tanto, raga, non lo venderemo mai. Cosa ci dicono? 141. È tosta, ragazzi, È veramente tosta. Facciamo 130 secchi. Loro dicono 137. Raga, a questo punto facciamo 30, 135. Dai, veniamoci incontro. Dovrei farcela a fare lo stipendio.
stipendio, loro dicono sì, abbiamo speso tutto per Havertz. Ma secondo me è la tattica giusta, perché che senso ha comprare i talenti se il Milan i talenti già li ha in casa? Facciamoli crescere, no? Secondo acquisto, signori, io direi di fiondarci su un terzino destro, e adesso vi spiego anche il motivo. Prima però, la scelta: Emerson del Betis o Dest? Allora, sono indeciso, anzi, ero indeciso, adesso ho deciso. Ho deciso, ragazzi, di andare su Dest. Perché? Perché Dest ha un potenziale più alto di Emerson. Al momento Emerson è più forte, però sulla lunga è più forte Dest. E visto che questa carriera durerà sicuramente almeno 5-6 anni, ci conviene puntare sulla lunga. Quindi io tolgo Emerson e andiamo direttamente su Dest. Avendo Calabria come terzino, potrei utilizzarlo come riserva a questo punto. Ma sì, dai, potrei anche prenderlo, ragazzi, Dest, senza inserire nessuna contropartita. Partiamo da 20 milioni secchi. Loro dicono affare fatto. Ma quanto valeva Dest? Ne valeva 13. Ho visto male. Valeva 13 milioni. Ho visto male. Pensavo ne ero convinto che ne valesse 20. Vabbè, non fa niente, ragazzi. Dai, non fa niente. Tanto più o meno ci sarebbe chiuso intorno ai 17-18. Dai, mettiamola così. Non fa niente. A questo punto, io direi che la squadra potrebbe andare bene così. Lo so, signori, è un rischio. Stiamo prendendo una strada molto particolare, perché stiamo puntando molto sui talenti che il Milan già ha. Ovviamente, l'obiettivo è la qualificazione alla Champions. Non abbiamo più soldi per fare mercato. Volendo, possiamo cambiare Ibra. Potremmo cambiare Ibra, ma un anno Ibra se lo può fare tranquillamente. 83 di overall, è il più forte della squadra praticamente, al parte Donnarumma. Io un anno glielo lascio, anche perché si vuole ritirare ed è l'ultimo anno della sua carriera. Ultima cosa da fare prima di simulare: fascia di capitano a Silvestri, così il gioco dovrebbe metterlo in campo. Non abbiamo esterni destri in rosa, di conseguenza, secondo i calcoli Assolopitechi, dovrebbe giocare per forza Silvestri. Detto questo, il primo calciomercato è finito. Abbiamo puntato molto sui giovani, molto sul lungo termine e non sul breve. È una scelta giusta? Chi lo sa? Vedremo. I risultati si vedranno tra un po' di anni. Arriviamo fino a maggio e che Dio ce la mandi buona. Siamo arrivati, signori, alla fine del mese di maggio. Allora, non me la voglio gufare, e infatti non me la gufo, anzi me la voglio gufare. Ho visto degli ottimi risultati. Siamo partiti male, cioè durante la simulazione i primi risultati sono stati un po' negativi con tanti pareggi, ma verso la fine le abbiamo vinte praticamente tutte. Vediamo un po' dove è arrivato il Milan. Al secondo posto, a un passo dallo scudetto, a un passo dallo scudetto. 81 punti, vince l'Inter con 83. Il nostro puntare sui giovani ha funzionato, perché oltre ad aver fatto una stagione clamorosa, sono cresciuti praticamente tutti. Ibrahimovic è calato un botto, ma come da programma tutto il budget del secondo episodio, della seconda stagione, perdon, lo useremo per comprare un attaccante da 90. E poi tutta la squadra viene confermata a blocco, perché tutti quanti continueranno a crescere. Anche il nostro Silvestri a quota 69. Molto bene, sono contento. Il nostro capocannoniere è nessuno. Va bene, allora la nostra forza è la squadra, con Muriel che vince appunto la classifica dei capocannonieri. Va benissimo, signori, avanziamo alla seconda stagione. Guardiamo il budget. In base al budget capiremo quale attaccante prendere. Ibrahimovic si è ritirato, signori. Non c'è più, ma questo lo sapevamo. E Silvestri ha fatto ancora più uno, quindi 70 di overall. Il nostro budget è 85 milioni. Molto molto bene. Allora, non vorrei vendere nessuno, sinceramente, perché la panchina ce l'abbiamo. Sono ritornati dal prestito anche tanti giocatori interessanti. No, ritornano tra poco, ritornano, credo. Però io non vorrei vendere nessuno. Vorrei confermare a blocco tutti, ma abbiamo ancora bisogno dei soldi del torneo amichevole, più dei soldi dell'accesso alla Champions, che li riceviamo di solito verso inizio agosto. Quindi avanziamo. Sono arrivati, signori, i soldi della Champions, e sono 140 milioni. Allora, il mio sogno si chiama Haaland. Il problema di Haaland è che costa tanto. 140 milioni non li ho. Haaland, signori, o si prende al primo anno o praticamente non si prende più. Lo teniamo in considerazione per futuri episodi. A questo punto c'è Werner, che costa dai 103 e 146. Io ne ho 140, quindi in teoria dovremmo farcela. Partiamo da 82 milioni secchi. Loro dicono
dicono 135. Mamma mia, utilizziamo praticamente tutto quanto il budget. Facciamo una cosa, va, facciamo 100 milioni secchi più clausola del 25.000%. Vediamo un po' loro che cosa mi dicono. Secondo me dicono no. E infatti hanno praticamente riproposto la stessa cifra di prima. Allora facciamo 120 spaccati. Questi qua sono tanti, eh. Abbiamo fatto un passo decisivo verso l'acquisto. E infatti è così. Il Chelsea acconsente. Ci prendiamo un Timo Werner che nella realtà non riesce a segnare. Ce lo prendiamo e speriamo che magari con il Milan si sblocchi. Per quanto riguarda la riserva del nostro attaccante, stiamo prendendo uno svincolato veramente molto molto interessante. 17 anni, stipendio da 1.300. Farà cagare, porca miseria. Però può giocare punta, può giocare a sinistra e può giocare a destra. Quindi è l'ideale per il turnover. È forte e dovrebbe crescere leggermente. Quanta di overall? 59. Vabbè, comunque cresce ragazzi, perché ha 17 anni. Quindi ci troviamo più avanti un giocatore che secondo me nel giro di 3-4 anni arriverà a 70-72, che può giocare a sinistra, a destra e può farlo anche alla punta. Quindi secondo me è un ottimo colpo in prospettiva. L'ultimo acquisto che voglio fare è un altro panchinaro, signori. Mi serve un panchinaro forte, oltre al ragazzino svincolato che può giocare a sinistra, a destra, al centro. E abbiamo trovato Adeyemi alla Roma con una clausola di 11 milioni che io vado a pagare, perché al primo anno ne costa 4, al secondo anno ne costava intorno, costa intorno ai 5-6, quindi più o meno si chiude intorno ai 10-11. E quindi paghiamo la clausola e andiamo subito a fare il contratto. A questo punto la squadra è finita e ho finito anche i soldi, perché ho rinnovato anche tutti quanti i giocatori che avevano il contratto in scadenza. Questo è il Milan. Ho qualche dubbio per quanto riguarda Leao, che deve crescere ragazzi, perché ha solo 80 e deve diventare più forte, ma ha 22 anni e può farcela. Ho un altro dubbio, ovvero Dest Calabria, perché signori, Calabria c'ha 0 di lucidità, però ha 82 di overall, invece Dest ha solo 76. Allora, visto che Dest arriva a 88, anche 90, anche ancora superiore al 90, invece Calabria dovrebbe fermarsi, credo, almeno così dovrebbe essere, io punterei ancora su Dest. Poi vediamo. A questo punto, signori, non ci resta che andare a simulare tutta quanta la stagione. C'è anche il girone di Champions, che ancora non abbiamo visto, ma che vi farò vedere poi dopo, una volta aver simulato tutto. Non perdiamo tempo, perché è molto difficile vincere la Champions League al secondo anno, la squadra è molto giovane, quindi sbrighiamoci. Via! Signori, incredibile! Incredibile! Al secondo anno di carriera siamo in finale di Champions, fatto fuori il City, fatto fuori lo United, battuta l'Inter in Coppa ed è triplete, quasi, ecco, tocchiamoci, Coppa Italia vinta, campionato vinto e adesso c'è la finale contro il Liverpool. Campionato vinto credo di sì, perché dal calendario le abbiamo vinte tutte, dopo andiamo a vedere, ma concentriamoci con una finale di Champions League storica ragazzi, Liverpool-Milan, storica, storica. Ci siamo signori, 28 maggio 2022, ci siamo. Guardiamo la squadra. Questi... No, Havertz con rosso. No, Havertz con rosso. No. Io ragazzi, come ci ho C? Ci avrei... No, Bennasser adattato. Bennasser adattato. No, Havertz, perché? Dio mio, no. Vabbè, comunque, come cavolo stanno crescendo. A parte Leao che ha fatto più uno. E se non vinciamo la Champions, io volevo già sostituire Leao. Cioè, ci avevo già pensato. Ma come stanno crescendo gli altri? Donnarumma 91, Romagnolo 87, Silvestri 76, ha fatto più 6 ragazzi in un anno, sta facendo 6 all'anno, sta facendo. Werner 88, che sì 86, incredibile. Potrei far giocare Calabria, perché Calabria 83, invece Dest 78. E quando si gioca è meglio, quando si simula è meglio pensare all'overall e non al giocatore in sé. Quindi mettiamo Calabria, la mossa dell'ultimo istante. Quindi andiamo a gustare questa partita. Simulazione interattiva. De Vrij, Van Dijk, Robertson. Più o meno è il Liverpool che conosciamo, a parte due o tre. Andiamo a gustarcela all'Old Trafford. Porca miseria. Via! Oddio! Oddio! Rete! Incredibile! Bennasser! 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 Bennasser, signori! Fuori Havertz, dentro Bennasser! Pazzesco! Pazzesco!
pazzesco, pazzesco. Oddio, oddio, oddio ancora. Silvestri, Silvestri il capitano. Il capitano Silvestri, 70 di overall, 76 anzi. Due anni fa era 51, non mi ricordo, sparato a caso. Faceva cagare due anni fa. Silvestri, e questo è un sogno, signori. Questo è un sogno. Il Milan, partendo dall'Europa League, ha praticamente al primo anno di Champions, riesce a vincerla, distruggendo tutte le squadre. Ma che cavolo abbiamo combinato, ragazzi? Che cavolo abbiamo combinato? Non avrei mai 3-0! 3-0, gol di Kessié, ragazzi! Franco Kessié! Incredibile! Incredibile! La classifica dice Milan 2! Il Milan si candida a vincere questa serie, perché il Milan lo batti solo se la vince al primo tentativo. Però se il Milan ha fatto il triplete, vuol dire che va sopra a tutte le altre che hanno fatto 2 anni e che faranno 2 anni. Quindi vuol dire che per battere il Milan bisogna solo vincerlo al primo anno. Scendiamo in campo, signori, scendiamo in campo. 3-0 Milan. Questo è un sogno, ragazzi. Questo è un sogno. Ma adesso prendo gol io, no. Questo è un sogno, ragazzi. Questo è un sogno. Bennacer appoggia per Werner. Non ha segnato Werner, ragazzi, eh. No, il più forte non ha segnato. Werner, Werner, Werner. Oh, dove vai, Werner? Porca miseria. Non c'è più tempo. Incredibile. Incredibile, ragazzi. Applausi al Milan. Applausi al Milan, che è stato capace di fare un miracolo, ragazzi. Un miracolo. Abbiamo fatto un miracolo con il Milan. Ve ne siete accorti o no? Vi siete resi conto che siamo riusciti a fare un miracolo con il Milan? In 2 anni abbiamo vinto la Champions League, al primo anno di partecipazione. Gustiamoci l'alzata della coppa. Perché è nera? Perché ma no, ma cos'è? Ma cos'è? No! Ma cosa abbiamo vinto? Porca miseria! Una cosa dovete fare! FIFA! Yay! Una cosa dovete fare! La coppa! Una cosa dovete fare! Dio santo! Vai, Silvestri! L'hanno bruciata! Vamos, Silvestri! Alza la coppa al cielo! C'è il tipo nato in Cina sotto. Grande Silvestri! Alza questa coppa particolare al cielo e vanne fiero! Vanne fiero! Questa coppa è dedicata a tutti i tifosi del Milan. Complimenti, perché avete fatto un miracolo. Ci salutiamo con questa grafica. 3-0 Milan. Però una cosa molto importante: andiamo a vedere il campionato, perché il Milan ha fatto il triplete. Vediamo. È molto importante, ragazzi, eh. È molto importante. Ah no, prima c'è l'intervista. Incredibile! L'Inter ha fatto 102 punti. E questo cambia tutto. Questo cambia tutto, ragazzi. Questo cambia tutto, perché il Milan adesso rischia. Ha fatto comunque un risultato della Madonna il Milan. Però a questo punto, per battere il Milan, basta vincerla al secondo anno. Quindi quando faremo appunto il rotto Champions con la Juve, quando lo faremo con il Real Madrid, con il Barcellona, con il City, per andare sopra al Milan bisogna fare vittoria della Champions e triplete. E squadre così forti come il Real, come la Juve anche, possono andare sopra al Milan. Questo non ci voleva, eh. L'Inter ci ha fatto un dispetto. Ci ha tolto la possibilità di andare sopra a pari punti con le altre squadre. Va bene, comunque resta una stagione incredibile per il Milan con questa squadra. Cioè, con Tomori 82, Leao 81, Bennacer 82, Silvestri 77, Calabro 83. Come cavolo abbiamo fatto a vincere la Champions? Non si sa. A posto di Bennacer, ovviamente, ragazzi, c'era Havertz, che non ha potuto giocare alla Champions, ma ovviamente c'era lui. E questa è la squadra. Detto questo, la classifica ve la metto qui adesso, perché la classifica dice Milan 2, Inter 4, Napoli 6 e Roma 6. Queste le prime 4 squadre del Road to Champions. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo direttamente con il prossimo episodio, che uscirà tra 2 giorni, massimo 3. Mi raccomando, continuate a supportare questa serie. Ne vedremo delle belle, perché il Milan ci ha stupiti. Abbiamo fatto un cavolo di miracolo. Mi raccomando, guardatevi anche il prossimo episodio e lasciate un bel mi piace, perché questo Milan merita 10.000 mi piace. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani. Bella!